Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi iniziamo l'avventura, cerchiamo di recuperare del materiale, legno, per cercare di fare una serra secondo le mie esigenze che andrà qui al posto di questo casino. Quindi poi dovrò sbaraccare tutto, la serra sarà circa 3 metri per 3, verrà coperta poi con del nylon apposta per serra, utilizzerò questa canalina se riesco per raccogliere l'acqua piovana che scende giù dalla serra e voglio farlo col materiale di recupero. Ho altre tavole di là che mi erano servite quest'estate e vediamo fin dove arriviamo. Man mano che vado avanti vi faccio vedere poi il procedimento. Era più facile certo andare a comprare il materiale, qualcosa dovrò andarlo a prendere. Perché la voglio fare di legno? La voglio fare di legno perché quelle che ho acquistato, se avete visto il video dell'anno scorso dove parlavo degli agrumi in serra, purtroppo col primo colpo di vento è troppo delicata, per casa mia non va bene. Se voi avete una zona riparata va benissimo, ma soltanto per come sono messo io qui, mi arrivano certe folate di vento che porta via tutto, ha spaccato completamente la struttura. Allora la faccio secondo le mie esigenze, la faccio in legno un pochino più robusto e magari qualche anno mi dura. Dal momento che ci sono i chiodi sulle tavole, perderei troppo tempo a toglierli uno per uno, semplicemente li taglio via. Come avete visto, questo legno è molto morbido perché ha preso pioggia, che ho avuto per qualche giorno, era all'aperto. Non so se è un bene o un male, ma comunque qualcuna si è rotta, pazienza. Mi raccomando, se dovete fare questo lavoro, sempre guanti e occhiali, guanti magari migliori dei miei. Le pulisco tutte, anche se poi non le utilizzerò tutte quante. Se mi posso permettere un consiglio, soprattutto sui dischi, questo è di medio-bassa qualità, centro commerciale, ma non è proprio la base, base, base. Meglio non risparmiare sui dischi. Poi i più attenti avranno visto che ho tolto la protezione dal flessibile. Anche questo non si fa, non copiate, tenetelo. Io avevo fatto un lavoro per cui dovevo toglierlo, poi non l'ho più rimontato. Qui ho delle tavole che avevo usato quest'estate per fare una gettata di calcestruzzo per fare la parte recintata del mio cane, quindi poi le recuperate. Sono a circa 2 metri, a me servono da 3, me ne servono 6, 6 pezzi da 3 metri. Quindi adesso dovrò costruirle da 3 metri facendo delle aggiunte. Non è un lavoro bellissimo, ma in qualche modo facciamo. Cerchiamo di farlo abbastanza robusto, dai. Per aiutarmi nelle varie operazioni di taglio, oltre alla sega manuale, mi aiuterò con questa troncatrice che avevo comprato qualche anno fa all'Hobby. Adesso è sporca, non guardatela. Con la lama originale, questa ha tagliato 400-500 quintali di legna, di quella piccolina ovviamente, che mi è servita in questi anni. Ora la uso un po' meno, però vi assicuro che il suo lavoro lo fa veramente bene. Ci metto un po' di svitolo, che questo qua dà la sua sicurezza. Vedete? Con la leva, se non premo la leva, questa plastica non scende, quindi è perfettamente a norma. Adesso devo mettere soltanto un po' di svitol qui perché ha preso un po' di acqua, anzi un po' di umidità in realtà perché è sempre stato al coperto. Ora devo cercare di sfruttare al meglio il materiale che ho. Ok, ho fatto 6 tavole che sono quelle che mi servono per fare le parti laterali da 3 metri. Adesso preparo un po' di tavole per poi fare l'aggiunta. Allora, adesso dobbiamo capire quanto farla alta in base al materiale che abbiamo. Minimo minimo 1,82 metri, se no ci sbatto la testa. Adesso non mi basta, qualcosa andrò a comprarne. 2,08 m, ne ho due, come hanno detto, mi servono almeno un paio di tavole. Allora, ho preparato questi assi, sono 1,97 m, sporgo poco sopra la grondaia, qua e di là. E questo spazio è irregolare, quindi parto da una parete e poi mano a mano costruisco il resto. Adesso, tra questo asse qui e quell'asse lì, metterò due assi da 3 metri, uno sopra e uno sotto, a metà anzi, così da rinforzarlo.
le assi le ho tutte rinforzate sia da una parte che dall'altra, perché tiene meglio. Ecco, mi mancava l'aiutante in effetti. Quindi dicevo, questa è la parete, quella laterale, che va verso il mio capanno, quello colorato di verde. Ok, adesso in base alla profondità di quella parte lì sposto la parete, perché questo è un parallelepipedo, non è un quadrato. Mi interessava che la parte alta finisse sopra la canalina, qui verranno poi le travi di sostegno che devo per forza acquistare, perché sennò non ne esco. Bene, vado avanti con le altre. Alla fine qui sono circa 2,5 metri, non sono 3 metri, quindi mi tengo un pochino più stretto. Ora sposto, faccio un po' d'ordine e vado avanti. Preparo la seconda parete, quella laterale. Questa è leggermente più alta dell'altra, così che posso avere un po' di pendenza. Bene, qua a destra ho posizionato la parete di destra, l'ho messa a filo della parete, a filo della rete dove finisce la parete. Quindi questa di sinistra la posizionerò di conseguenza di fronte. Lì adesso metterò le due tavole in modo tale che queste ovviamente stiano così. Questa parete qui, questo spigolo qui è più basso rispetto a quello, di una quindicina di centimetri, in modo tale poi che farò il tetto spiovente e recupererò l'acqua piovana in questa piccola grondaia. Dall'altra parte poi metterò un bidone da 1000 litri, così che la prossima estate abbiamo l'acqua qui per la serra, per il giardino, per quello che ci serve. Bene, ecco il risultato di queste 4 ore di lavoro. Ho fatto le 3 pareti, come vedete ho dato un po' di pendenza da quella parte, per così far defluire l'acqua, come vi dicevo, sulla grondaia. Ora devo fare la 4ª parete. Bene, siamo al 2º giorno di lavoro, vi aggiorno un attimino sugli sviluppi. Ho rinforzato gli spigoli, lì dove comunque c'era soltanto una vite, non poteva tenere, così tiene molto meglio. E adesso ogni 60 cm di distanza metto su un supporto alla stessa altezza di questa trave qua, esce fuori di 6 cm, su cui poi appoggerò la trave del tetto che andrà a finire lì. Quindi dovrei rispettare la pendenza. Adesso poi ne metto una e controllo se c'è una pendenza adeguata, perché qua purtroppo il pavimento in pendenza è stato costruito così e quindi devo compensare. La pendenza è adeguata, è più che sufficiente per far scorrere l'acqua, vedete? Perfetto, adesso taglio le travi a misura e vado avanti col lavoro, uno ogni 60 cm. Visto da sopra, questo è il tetto praticamente finito, con la giusta inclinazione. Sono 5 tavole più una laggiù, distanziate una dall'altra di circa 48-49 cm. Se siamo bravi a tirare bene il telo, si formeranno pochissime pozze di acqua, le conche. Comunque si formeranno comunque, perché non c'è molta alternativa, visto come è fatto. Però va bene, dai, con l'inclinazione poi comunque lo butterà là sopra, che c'è la grondaia del mio capanno, adesso vi do una pulita. Ora lo rinforzo, vedo quali sono i punti critici e poi vado a comprare il telo, anzi il nylon, quello apposta per serre, e continuiamo l'opera. Questa è la serra praticamente finita, questa è la struttura in legno come avete seguito fino adesso. Sono circa, ricapitolo, sono circa 3 metri per 2 metri e mezzo, poi qui una sorta di parallelepipedo, si stringe un attimino a circa 2 metri e 15, 2 metri e 10. Adesso piano piano stenderò il telo, partirò da lì. Ah, notate i guanti nuovi, quindi oggi è una gran bella giornata rispetto a quelli dei primi minuti del video. Allora stenderò il telo e poi qui ci studieremo un ingresso con il telo, dobbiamo capire come dobbiamo fare, adesso sento mia moglie. E poi qui abbiamo la porta, che è brutta come la fame, però ci serve, perché quando arriva il vento questa isola la serra appunto dalla tempesta che periodicamente qui arriva e che ha distrutto fino adesso 2 serre. Vado avanti con i lavori, metto su il nylon, poi vi faccio vedere come lo fisso.
l'aiuto di mia moglie, perché sennò non me ne uscivo con sto nylon. Adesso lo stiamo tagliando, parti in più, sta cominciando a prendere forma. Adesso lo devo fissare come ho fissato questi. Piano piano, manca ancora qualche pezzo di nylon perché dobbiamo fare un'entrata qui. Ho comprato il nastro calamitato, vediamo se la mia idea è giusta. Per il ricambio dell'aria all'interno ho fatto una finestra, semplici quattro tavole di legno, le ho ricavate dagli assi grandi che avevo comprato, le ho tagliate piano piano col seghetto alternativo e con una cerniera, questa è la basculante. Adesso poi ci metterò i fermi, non ho più plexi in casa, peccato perché sarebbe stato bello, ci metterò il doppio nylon e lo fermerò con le bacchette di legno, anche queste ricavate da delle perline, le ho tagliate a misura. Questo mi ha portato via 3-4 ore di lavoro, però dai, mi serviva un ricambio d'aria all'interno, perché sennò si fa troppa condensa. Per fissare il nylon sulla struttura utilizzerò queste tavolette di legno, ecco, così lo fermerò senza dover rovinare ulteriormente il nylon, quindi alla fine ci saranno soltanto due buchetti e poi da qui, una volta fissato, potrò cominciare a tirarlo dall'altra parte. Le parti in più onestamente non le voglio tagliare perché sennò poi mi restano delle zone scoperte, quindi le piegherò alla bella e meglio, soprattutto verso l'interno, e poi le fermeremo con i vasi stessi. Ho acquistato questa banda magnetica, finalmente è arrivata. Adesso vediamo un po' se funziona come dico io, che tagliandolo in due si attacca da una parte all'altra. Bene, però dovrò metterci una barra di metallo da una parte e vedere come va. Questa l'ho pagata intorno ai 10-11 euro, poi vi dico il prezzo. Se si attacca una sull'altra, molto, sì, si attacca, ma non è una gran presa. Adesso provo a dividerla, siccome sono 3 metri, un metro e mezzo lo attacco sull'asse di legno e un metro e mezzo lo attacco sulla tenda. Probabilmente nell'interezza poi attacca un po' meglio. Vedo che non tiene, ho un po' di attacco, un po' di colla a caldo, adesso vediamo. Non riesco ad andare dritto, ma neanche. Guardate un po', quindi è questa qui. Vedete? Si entra e viene agganciata da sola. Devo drizzare la parte sotto che sono andato leggermente storto. Tutto sommato va abbastanza bene. Vediamo quanto tiene. Manca ancora una cosa per finire la serra. Adesso la prendo, la monto e vi faccio vedere. Ed ecco quello che mancava per finire la serra. Questa è mia moglie, che ringrazio. Dai. Siamo a buon punto.
praticamente si entra e dentro abbiamo già qualcosa. Chiuso la finestra. Ah, adesso volevo mettere quei termometri digitali che ho utilizzato l'anno scorso per riscaldare la mini serra, che era questa qui col telo. Questi sono i primi vasi, ne arriveranno altri. Questi adesso comincio a lavorarci e voglio fare qualche esperimento qui in serra per l'inverno. Andiamo la chiusura da dentro, perfetto. Non è ovviamente chiusura stagna, ma ci possiamo accontentare, dai. Bene, il montaggio di questa serra è terminato. Potevo farla meglio? Sicuramente sì. È una cosa che ho abbozzato anch'io per la prima volta. Le cose da migliorare sono molte, però finché non faccio gli errori non posso capire dov'è che sbaglio. Io intanto ringrazio chi di voi mi ha dato dei consigli su Instagram e su Facebook. Qualcuno l'ho messo in atto, qualcuno dovrò ancora farlo, soprattutto per il tetto devo capire se e come rinforzarlo. Comunque, per adesso sono soddisfatto di quello che ho fatto e speriamo che sia funzionale per questo inverno. Qui dentro poi, come vi dicevo, verrà il semenzaio, quindi una serra nella serra, e quello lo riscalderò. Adesso mi sto già informando su come riscaldarlo. Spesa totale di questa serra circa un centinaio di euro, compreso il telo, che è stata la spesa maggiore, perché solo il telo l'ho pagato circa 50 euro. Ho comprato 6 assi da 4 metri a 4,50 euro l'uno e poi li ho recuperati. Qualcosa ho recuperato dai bancali, come avete visto. Le viti le ho pagate in circa 10 euro e alla fine sì, dai, un centinaio di euro più 4-5 giorni di lavoro non completi perché ha piovuto nel frattempo e quindi ho dovuto lavorare anche così a spizzichi e bocconi, come si suol dire. Se vi può essere di aiuto questo video, sono contento, magari di spunto, ecco, qualcosa, qualche idea vi potrebbe essere utile. La serra è finita da qualche giorno, nel frattempo vi faccio vedere che l'ho un po' arredata, quindi qui ho messo i peperoni, quelli di mia mamma, che stanno maturando, peperoncini, altri peperoni, quelli dell'orto, ne seguiranno altri, li toglierò dall'orto, li metterò qui nei vasi grandi che devo acquistare, un po' di insalate che ho trapiantato l'altro giorno, guardate che belle come sono riprese. Qui è una semina di quest'estate, non so cosa sono e quindi aspetto che vengano fuori. Qui volevo mettere qualcos'altro, adesso vediamo, mi ingegno perché ho molti semi, non li ho messi nell'orto. È tutta una prova, un esperimento, voglio vedere come va quest'anno, così che l'anno prossimo posso organizzarmi meglio. Vi ringrazio per essere stati con me, è stato un video molto molto lungo, mi dispiace per questo, io non amo i video lunghi, non ho voluto dividerlo in due, ho atteso un po' per farlo uscire perché il montaggio mi ha richiesto l'elaborazione di circa 100 giga di video. Come avrete notato, non sono un professionista delle riprese video, quindi mi dispiace per questo, io faccio quello che posso e mi diverto a farlo, finché mi diverto lo faccio, quando non mi divertirò più chiudo il canale. Ok, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo se riesco.